prima di dare sanzioni ai coloni israeliani, che stanno certamente sbagliando quando aggrediscono la popolazione civile, bisogna infliggere dure sanzioni alla organizzazione di Hamas, ancora più dure anche per stroncare qualsiasi attività finanziaria che possa portare all'acquisto di armi o a sostenere attività terroristiche di questa organizzazione. Ai coloni bisogna dire basta, perché non è così che si favorisce la pace, non bisogna dare strumenti assolutamente ai terroristi per giustificare le loro azioni. Non escludo che possano arrivare sanzioni anche ai coloni, ma prima bisogna, perché deve essere sempre la nostra scelta proporzionata, la più grave responsabilità è la responsabilità di ciò che sta accadendo adesso nell'area del Medio Oriente e di Hamas. Quindi bisogna colpire prima Hamas e naturalmente bisogna anche spiegare ai coloni che non possono continuare a colpire la popolazione civile.